Innanzitutto questa è un'idea che nasce dal Ministero dell'Ambiente, noi abbiamo partecipato a un bando per la predisposizione di queste linee guida, perché quando parliamo di pubblica amministrazione purtroppo molte pubbliche amministrazioni e piccolissimi comuni non sanno come approcciare un tema che è semplice ma al tempo stesso complesso quale l'illuminazione pubblica, anche perché soltanto la ricognizione degli impianti è assai complessa. Il mio comune, che è un comune di 190.000 abitanti, quindi all'interno delle professionalità necessarie, ci ha messo oltre un anno per preparare il bando di gara. E dal bando di gara siamo riusciti ad avere risparmi sulla versante di spesa corrente intorno al 35% rispetto allo storico dei consumi. Quindi immaginiamoci se questa situazione proiettata su tutto il territorio italiano cosa potrebbe portare in termini di risparmio economico e soprattutto anche in termini di risparmio di emissioni, perché tutta CO2 è evitata in atmosfera. L'altro aspetto molto interessante è che naturalmente questi interventi per la razionalizzazione dell'illuminazione pubblica passano attraverso tutto una serie di investimenti ad alto livello tecnologico, quindi questo fa bene al sistema paese, fa bene all'industria e porta anche posti di lavoro. Chiaramente, come le dicevo, bisogna fornire alle pubbliche amministrazioni, quelle che non possono dotarsi di consulenze esterne, che ormai sono quasi tutte, quegli strumenti tecnici necessari per guidarle in questa fase. Per questo, come ANCI, con la sua controllata ANCI Energia e Ambiente, ci siamo dati da fare, abbiamo predisposto queste linee guida. Queste linee guida noi le portiamo a conoscenza dei comuni e forniamo tutta questa attività di assistenza e consulenza che è, credo, importante, anche per il raggiungimento degli obiettivi del 2020 entro il 2020.